Guardate, ci sono tre fatti principali oggi che ci hanno colpito. Il risultato del sondaggio ieri sera a Ring per quanto riguarda le discoteche, il caso dei migranti in fuga, la paura per quanto riguarda l'emergenza coronavirus e poi il voto il 20-21 settembre, le elezioni regionali, per quanti saranno in quarantena, magari a casa o positivi, asintomatici e in isolamento. Tre cose molto curiose. Sulla prima, ha stupito anche noi il risultato, lo abbiamo detto ieri sera, di questo sondaggio. Quasi 3.000 telefonate segrete, lo ricordiamo una volta, ogni volta gratuite, potrà non essere e non lo è un campione statistico, lo diciamo sempre in diretta, però l'84% ha detto che le discoteche bisogna chiuderle e a me ha colpito perché io fondamentalmente sono contrario, è stato deciso da un DPCM, si possono riaprire, lo devono fare rispettando una serie di regole, è chiaro che quel video del muretto all'alba con migliaia di giovani accalcati sotto la console ha colpito tutti quanti ed è un errore che non si può commettere, non ha alcuna giustificazione, mi pare che abbia detto Zaia, il prefetto di Venezia Zappalorto, il questore Mascio Pinto, ma in particolar modo il questore Zappalorto ha detto guardate che non erano 2.000, erano quasi 4.000 e questo allora è un problema perché i gestori a noi hanno detto sono entrati, era consentito per 2009, ne sono entrati 2060. Le regole ci sono, bisogna farle rispettare e non bisogna essere ipocriti però perché è chiaro che una discoteca di fatto ha l'assembramento nella sua genesi, nella sua declinazione del divertimento. Bisogna stare attenti e cercare di farlo rispettare il più possibile. I giovani in particolar modo devono stare attenti perché poi se si sentono immortali il virus lo possono portare loro a casa di persone magari che possono avere più rischi. Oggi si è abbassata la soglia di età, lo sapete, colpisce di più i quarantenni, ma per fortuna il 70% asintomatico. Seconda questione, migranti. Un paese serio, se no poi è ovvio che la Lega va a nozze con questa cosa, Fratelli d'Italia torna a chiedere il blocco navale e giudica buonisti quelli che sono al governo. Un paese serio gestisce questa cosa in maniera seria. Bisogna fare l'accoglienza, dobbiamo restare umani. E allora, se volete, questa è la vostra impostazione, dei centri, riaprite decine e decine di caserme, lì devono essere isolati, tampone immediato tutti quanti, poi gestirete l'immigrazione, perché sennò il sospetto, come in passato, è che se accogliamo il recovery fund e vogliamo tutta quella paccata di miliardi, l'Europa ci ha detto di non rompere le palle sul fronte dei migranti e quindi ce lo gestiamo ancora noi da soli. Terza questione, come facciamo a far votare le persone che saranno il 20 e 21 settembre in isolamento, in quarantena obbligatoria per quei 14 giorni, pur asintomatici o comunque magari con qualche linea di febbre o tutto quello è, saranno chiusi in casa. È diverso dal... Io sono stato scrutatore all'ospedale anni fa. Quindi con la tua urna giravi tutto l'ospedale, facevi votare alle signore che magari anziane che magari erano ricoverate e non potevano alzarsi dal letto, con la giusta distanza, il segreto, tutto quello che si deve fare e poi appunto inserivano la loro scheda elettorale nell'urna. Quegli altri come faranno? Saranno a casa? Quindi cosa avremo? Uno scrutatore che gira tutto il Veneto per far votare centinaia di persone che ancora in queste ore sono per esempio in isolamento, rischiano di essercene magari di più a settembre? Questo è un tema, è interessante.